Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi andiamo a truccarci con un pochino di novità beauty. Alcune cose sono nuove per me, altre cose sono proprio nuove in generale. E vediamo un pochino cosa ci piace, cosa non ci piace, cosa vale la pena comprare. Allora, facciamo qualche premessa. Un po' di premesse, sì. Innanzitutto scusate la voce, ma sono un po' attappata, se sente, besal. Quindi questa sarà la mia voce per tutto il video. Poi... Lo so, so cosa state pensando se già siete iscritti al canale, se non lo siete, male, supportatemi perché sto facendo veramente uno sforzo enorme per cercare di riprendere a fare video YouTube. Sto scherzando, ovviamente se vi fa piacere supportarmi e iscrivetevi al canale, è gratuito, attivate la campanella per non perdervi i video, gli shorts che carico, eccetera, eccetera. Quindi questa era la seconda premessa, sì, io non sto facendo video da un sacco di tempo, però questo non significa che ho mollato, spero di riprendere con uno spirito diverso adesso che magari sono le belle giornate, tra un po' mi trasferisco, un po' di cose, non lo so, mandatemi good vibes. Altra premessa riguarda invece i miei capelli. Allora, non mi prendete in giro, io sono negata a fare le acconciature, ci ho provato, questa è la situazione, volevo farmi dei codini carini e non ci siamo riusciti, quindi adesso direi di passare al video. Madonna, che caldo! Fa caldo, bello il caldo, ma fa caldo. Prima di tutto dobbiamo cominciare dalle sopracciglia. Non sono una vera e propria novità perché ormai sono uscite da un po' di tempo, però Mesauda ha lanciato due matite, le Vein Brows e le Sketch Brows. Io preferisco le Sketch perché sono delle matite con, intanto automatiche, che è top, con la micromina molto precisa, si riescono a fare l'effetto pelo per pelo, una cosa molto naturale, I like it. Mentre le Vein Brows sono le matite un po' più classiche, di legno, con la punta un po' più cicciotta. Comunque comoda se volete un effetto naturale. Comunque, per mostrarvele entrambe, magari vado a usarle e faccio una forma molto grossolana con la Vein, che è quella più grande. Diciamo, ricostruisco un pochino il pezzo mancante, poi vado a dare un effetto pelo pelo un po' più preciso con la micromina. Questa qui decisamente la preferisco, mi piace molto la scrivenza, la pigmentazione è abbastanza precisa e ha anche un'ottima durata. Devo dire che la sto usando parecchio, anche adesso che fa caldo tiene abbastanza bene, cioè rimane, non sbafa. Non so, ultimamente mi piace un effetto di sopracciglio mio naturale, molto semplice e veloce anche da fare e via. Tutto ciò io spero di truccarmi senza sciogliermi nel mentre, perché fa caldissimo. Ma adesso andiamo avanti, passiamo ai prodotti per la base. Avrete visto tutti quanti che è uscito un nuovo prodotto in casa Nabla. Si tratta del primer Angel Aura, un Radiant Plumping Serum Primer. Quindi, come sempre, Nabla crea, diciamo, dei prodotti ibrido tra skincare e makeup, cosa che a me fa impazzire. Ed ha appunto fatto uscire questo nuovo primer, un po' siero, un po' trattamento. Bellissimo, cioè tanto guardiamo il pack, è un gioiellino, ma ovviamente Nabla fa sempre cose spaziali secondo me a livello di pack. Ed è molto bello il prodotto in sé, ve lo faccio vedere, perché è tipo questo rosa, rosa oro, super super fresco, un po' luminoso, senza brillantine, è proprio luminoso. Bellissimo l'effetto, adesso lo andiamo ad applicare sul viso. Questo per esempio non l'ho mai provato finora, quindi direi di andare subito a provarlo insieme. Buono. Ne applico due pump per tutto il viso, faccio un po' così e lo stendo, lo massaggio come fosse un siero, una cremina. Questo qui è l'effetto, bello luminoso, radioso, mi piace, lo sento anche bello idratante sulla pelle. Continuerò a testarlo, magari vi aggiorno poi su Instagram e gli altri social. Già che ci sono, devo idratare un pochino le labbra. È uscita anche una nuova collezione di Astra, magari vi lascio una foto qui della collezione, che si chiama... Uh,
Non mi ricordo il nome della collezione, se era Se Glow o Se Glow è solo l'illuminante. E all'interno della collezione ci sono anche i Madame Lip Stilo in 6 colorazioni, e una di queste colorazioni è trasparente, tipo balsamino, leggermente perlatino. E nulla, applichiamo sulle labbra. Dopo, già che ci sono, proviamo anche l'illuminante. Sebbene abbia già provato tutta la collezione su Instagram in un video che ho fatto con la mia mamma, quindi se non l'avete visto andate a recuperare, è molto carino. Come fondotinta non mi sembra sia uscito nulla di nuovo in questo periodo, però sto provando alcuni prodotti, in particolare dei fondotinta di NARS. Ne ho 3. Sheer Glow, che ho provato recentemente su IG. Da un pochino sto provando il Light Reflecting, bellissimo. E oggi ho deciso, visto che si sta avvicinando l'estate, di farvi vedere in azione questo qui, che è il Pure Radiant Tinted Moisturizer con SPF 30. Ho pensato di farvi vedere questo qui, che è molto leggero, molto naturale, proprio perché fa caldissimo oggi, voglio una cosa veramente leggera a livello di copertura e di spessore sul viso, perché altrimenti faccio praticamente fondotinta e sudore. Vado a shakerare un pochino e, già che ci sono, provo anche la nuova spugnetta di Nabla, che ancora non avevo provato, è uscita da un pochino, è molto carina, poi azzurrina, un po' tutto così pastellino, carino, mi piace. Allora, la colorazione è forse un pelino più scura della mia attuale, ma va bene così, calcolando che siamo vicini all'estate, che mi abbronzerò molto presto, poi comunque ha una copertura davvero bassa, va giusto a uniformare, quindi diamo un pelino di colore in più al viso, che male non fa. Come vedete è davvero, cioè, impercettibile, impalpabile, va giusto un pochino a uniformare, e vi dirò che ultimamente sto preferendo questo tipo di prodotti, dato che fa caldissimo, e poi magari il correttore con cui vado ad attenuare meglio i rossori. Ok, questo qui è il prodotto sul viso, come vedete la copertura è veramente minima. Adesso vado con il Regeneration Concealer di Nabla nella colorazione Ivory a correggere meglio le discromie. Lo vado a mettere veramente un po' ovunque. E questo qui, ragazzi, è a livello di copertura, molto molto leggero. Comunque io preferisco una situazione del genere, quindi poca copertura ma allo stesso tempo un prodotto leggero, fresco, poco prodotto, piuttosto che magari troppo prodotto sul viso per coprire tutto quanto, ma poi magari il risultato è l'opposto, nel senso che andando a sudare più del normale si abbassa la copertura, si sposta nei prodotti, si rovina la base e poi si fa peggio praticamente. Tuttavia, prima di andare a mettere la cipria, voglio farvi vedere una novità invece di Basic Gaia, che sono i B Bronzy. Sono usciti anche i B Blush versione Glow, però oggi vi volevo far vedere all'azione i B Bronzy. Penso di andare con la colorazione 02 Cinnamon, sebbene per i miei gusti personali mi piace di più la 3, che invece è un po' più arancione. Però dato che dopo voglio usare un altro bronzer in polvere, magari vado con una colorazione neutra, così fa un po' anche l'effetto sculpting, e poi il bronzer per scaldare l'incarnato usiamo l'altro prodotto nuovo. Questi prodotti in stick di Basic Gaia preferisco prelevarli o con la spugnetta oppure con il pennello e poi applicarli sul viso. Mi trovo meglio perché a volte c'è il rischio che con i prodotti in stick si spostino fondotinta, correttore e vari. Vedete, comunque si sfumano benissimo, è molto carino come prodotto, devo dire. Diamo un po' di colore al nostro viso. Ora riprendo la blender, sfumo i bordi per essere sicura che sia tutto ok. Proprio poco ne ho messo, tanto per veramente. Anche perché dopo, come ho detto, andiamo con un bronzer in polvere, quindi una cosa leggerina. Allora, tra i prodotti nuovi che volevo farvi vedere oggi non c'è una cipria, quindi vado a fissare al volo con questa, con questa qui di Mesauda, che è la Nude Venus. Molto molto carina. Ora, novità a tutti gli effetti, sono usciti i nuovi bronzer di Mesauda, i Bronze Venus, dei bronzer compatti, molto carini, con lo stesso pack della cipria e di blush, magari lo metto dritto, con tutte le M. E adesso andiamo ad applicare la colorazione 103 Cinnamon Biscuit. Ok, pigmentato. Sbatto via l'eccesso per non fare un chiazzone. Come tonalità mi piace molto, devo dire.
Così rafforziamo e fissiamo anche il bronzer in crema di Gaia. Molto carino. Bello, sì. Si sfuma benissimo. Allora, sì, molto carini questi bronzer. L'unica cosa, sono andata ad accendere il ventilatore perché stavo morendo di caldo e non vorrei che, nonostante abbia messo la cipria, sudo sul viso e poi divento tutta a macchie, tutta a patchy. Dunque, sono usciti un sacco di nuove colorazioni di blush di Benefit. Ecco qui il pacco che mi hanno mandato, bellissimo tra l'altro. Ah, nel pacco c'erano anche delle ciabattine, una giacchetta tutta rosa con il logo di Benefit, uno zainetto molto molto carino, molto apprezzato. Appunto, qui abbiamo un pochino di blush e penso di andare con una colorazione... Madonna, che bella questa, ragazzi! Però, penso di andare con questa, un po' più naturale, adesso la faccio vedere. Andare con questa colorazione qui, che è Sunny, bellissima, è tipo un nude neutro caldo. Vado a prelevarlo con questo pennello, sembra bello pigmentato, e lo applico. Ok, mi piace molto questa colorazione. Non so quanto questa tonalità caldina ci stia bene con il look che volevo realizzare, perché pensavo di usare dei toni, i toni del blu, dell'azzurro, ma non me importa nada, sono terribile oggi, Santiago Maria, terribile, guarda, terribile, così Belen a caso. Allora, direi che possiamo anche fermarci qui con il blush. E ora passiamo all'illuminante, voglio utilizzare questo qui di Astra, che è il Se Glow, della nuova collezione che è uscita. Eccolo qui, l'ho già provato ed è super 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 luminoso. Adesso ve lo mostro, preparatevi. Non è sottilissimo, però secondo me è molto bello, considerando anche il fatto che è super low cost. Cioè, guardate che bello che è. Vado anche un po' qui. Molto 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 luminoso. Andiamo anche da questo lato e sulla puntina del naso e il ponte, ovviamente. Come sempre io esagero, ne metto troppo. Siamo arrivati al momento degli occhietti. Sto sfumando un pochino un residuo di correttore, così ci fa da primer. Sono uscite le nuove palette di Juno, queste piccole 4 palette carinissime. Ho già usato la mia preferita in un tutorial che potete trovare, se non sbaglio, su TikTok. Quanto è bella questa, è bellissima. E ho già usato anche quest'altra, fatemela trovare, questa rosina fatta così, molto molto carina. Oggi ero indecisa su quale usare delle altre due mancanti. Una è questa qui, sui toni dell'oro, un po' ocra, molto molto bella, però questa qui non la useremo oggi, andremo con una un po' più particolare, giusto per rendere il video anche un po' challenging. Useremo lei, che è la Daydream Blue. Più o meno so cosa voglio fare, devo soltanto capire se quello che ho in testa riuscirò poi a replicarlo. Prendo il grigio, questo silver, e vado a creare una specie di eyeliner molto netto in questo punto. Mamma mia, a me i grigi fanno terrore, sono tipo come Loretta per queste tonalità. Lei ovviamente ha motivi molto più seri. Io non lo so, trovo soltanto che mi stiano male. Non so perché, forse perché mi sono fissata che i colori freddi su di me non stiano bene. Faccio la stessa cosa anche dall'altro lato. Ho pensato di avvicinarmi un pochino così magari vedete tutto meglio. Quanto odio la mia palpebra incappucciata, cioè guardate. Comunque, ora prendo sempre il grigio e vado a creare una forma qui, seguendo praticamente l'incavo del mio occhio, quindi vedete qui che va dentro, ma mazza,
Sono brava a spiegare le cose. Comunque faccio una specie di cut crease e un pochino lo porto anche dentro, sfumato. Stessa cosa dall'altro lato, così, e porto verso il dentro. Non lo so, sono uguali? Più o meno. Coloro bene l'attaccatura delle ciglia con questo grigio che tanto dopo vado a sfumare. Ora iniziamo a sfumare tutto verso l'interno. Voglio sfumare bene anche questa linea di eyeliner. Adesso con questo azzurrino sto andando praticamente sulla palpebra all'interno e sfumo sempre un po' azzurro e grigio. Ok, ho ripreso il grigio, sono andata a stratificare un pochino le linee iniziali che avevamo creato. A questo punto momento dello shimmer argento, sembra molto carino, e lo vado a tamponare sulla palpebra. Oh, questo mi piace, molto molto bello. Alla fine ho fatto qualche modifica, sono andata ad aggiungere la lineetta tipo V per rendere il look più grafico, sempre con il grigio e poi con il blue shimmer. Questo qui sono andata a congiungere, boh, l'ho messo qui. Ha senso? Non lo so. Ok, questo è il look, adesso passiamo al mascara. Mi sembra che il più recente sia quello di Yves Saint Laurent, il Lash Clash, quindi direi di andare con lui, sebbene ormai lo stia provando da diverso tempo. Mi piace un sacco l'effetto drammatico, l'unica cosa, in curva abbastanza, ma forse l'unica cosa che mi manca un pelino è l'allungamento. Ecco, le allunga sì, non a livelli estremi. Yeah, facciamo questa bella clip super super ravvicinata, così vedete proprio bene bene l'effetto del mascara. Volume c'è, le incurva abbastanza, forse un pelino di lunghezza in più, non lo so. Faccio vedere da vicino la differenza, qui ho messo il mascara, qui no ovviamente. Secondo me ci sta come effetto, è molto molto carino, tanto volume, abbastanza drammatica come situazione. Forse vorrei leggermente più lunghezza, non so se è giusto fare questa richiesta o un mascara, oppure se i sogni sono desideri di felicità. Irene, ti piacerebbe avere le ciglia più lunghe, accontentati di quelle che hai, non esagerare. Desideri troppo pretenziosi a parte, secondo me è assolutamente un bellissimo mascara. Ci mancano soltanto le labbra, mi sembra di avere come novità soltanto i Madame Lip Stilo di Astra. Adesso cerco la colorazione che potrebbe star bene con il look. Direi di andare con la 2, faccio un contorno con una matita un po' più scura e poi vado con la 2. Tra l'altro come matita ho usato la 34 di Astra, quindi rimaniamo in tema. E adesso vado ad applicare il Madame Lip Stilo nella tonalità 2, vediamo un po' com'è. Intanto sono davvero idratanti e confortevoli. Il colore non è bello pieno, ve lo dico perché l'ho già provati. E il finish è solamente luminoso, sbrilluccicoso, cioè no sbrilluccicoso, però bello juicy, rimpolpato. Tra l'altro sono tipo di caramella. Dai, ci stanno queste labbra, che dite? Carino, molto naturale, molto comodo, si riapplica facilmente, carino il pack. Ci sta questo prodottino, ci sta. Ok ragazzi, questo è il look finito, sto cercando di sistemarmi i capelli ma è assolutamente inutile, quindi ve li beccate così questi codini insulsi, veramente insulsi. Spero che il video vi sia piaciuto, questo è appunto il risultato con tutte le novità che abbiamo provato. Non sono ancora una fan dei grigi e degli azzurri, però questa palette non l'avevo ancora provata, era tra le poche cose nuove che avevo da provare, quindi ho detto vabbè, usiamola. Anche perché so che invece a tantissimi di voi piacciono queste tonalità, stanno benissimo, probabilmente siete dei winter con gli occhi marroni, blu e gli argento vi stanno meravigliosamente. Fatemi sapere cosa ne pensate del risultato, fatemi sapere cosa ne pensate dei prodotti che abbiamo provato, se c'è qualcosa che vi incuriosisce, se volete saperne di più su qualcosa, pipipipi. Detto ciò,
Mi raccomando, se vi va di supportarmi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Ci saranno i prossimi video? Non lo so, è tutto un mistero su questo canale. Non si sa se sarò costante, non si sa se tornerò. Non tornerò mai! Non tornerò mai, perché mai si torna. Non si sa ragazzi, non si sa. E ovviamente se vi va venite a trovarmi anche su Instagram e TikTok, mi trovate come irene.prosperi. Sì, un'altra novità, abbiamo detto addio allo Shadow Sommi. E nulla ragazzi, io vi mando un bacione, grazie mille per essere arrivati fino alla fine del video e ci vediamo al prossimo, incrociate le dita.